Vi faccio vedere una gomma, questa è interessante per anche al di fuori, soprattutto al di fuori del bass fishing, ma l'ho beccata al primo colpo. Primo colpo. Che è un classicone, si chiama Dor Matadors, che nomi ragazzi che tira fuori Zimene. Si tratta di un grub coda falcetto molto ampia, tra l'altro viene già pre-aromatizzato con il Procure, che in America è una sorta di mito, in Italia ancora poco conosciuto, è uno scent che viene messo sulle gomme, molto efficace sia in acqua dolce che in acqua salata. Questa è la forma del nostro bel Dor Matadors che fanno in diverse misure. Quest'anno viene fuori questo 5 pollici, ci saranno delle novità anche per il prossimo. Sempre, questo è particolarmente puzzolente, sempre gomma e lastec, quindi amici che fate mare, amici che fate luccio, avete delle esche che non vi durano mezzo morso, ok? Questo ovvio che non sono fatte di acciaio inox, nel senso i denti sono sempre denti, però qui avete una resistenza decisamente superiore a quella che è la vostra gomma, chiamiamola standard, insomma. Molto bello, Dor Matadors, link sempre sotto il video, andatevelo a vedere. Andiamo avanti con le soft bait adesso, eh. Andiamo avanti con le soft bait. Allora, vi faccio vedere un'esca più, chiamiamola, estrosa. Alla quale ancora devo trovare l'applicazione ideale, devo discuterne un po' con Zeeman, però promette molto molto bene. Si tratta di un'esca da 6 pollici, quindi un'esca particolarmente grande, eccola qua, però molto sottile come profilo, ok? Questo secondo me può dare molto anche in mare, quindi fondamentalmente sembra una piccola aguglia. Coda, come potete notare, con fatta a segmenti, finale a V, così, e fondamentalmente si tratta di un fluke allungato praticamente, e questa è un'esca che ha un'enorme mobilità, ok? Gli americani addirittura le usano a drop shot, esche di queste dimensioni qua, però usata proprio come fluke, quindi come pesciolino o soft jerk, come volete chiamarlo, secondo me questa è un'esca che può dire la sua, anche se la vedo un'esca che sfrutta proprio questo movimento sinuoso che ha, quindi è qualcosa di nuovo e come sapete, spesse volte qualcosa di nuovo è qualcosa di bene, soprattutto quando si va a cercare delle catture su pesce che magari è smaliziato, magari ha visto tante cose e magari tenete da conto se il foraggio è simile a questa tipologia di forma e di movimento, questa è un'esca che non ha tanti paragoni sul mercato. Fatemi vedere dove sono arrivato perché qua ragazzi ne ho ancora da fare una catasta. Però adesso io vi farei vedere un'esca da finesse, scusate, da drop shot, veramente cannone. Poi, sì, poi una gran bella novità che alcuni di voi conoscono già, però ve la voglio presentare per bene. Allora, che cosa abbiamo qua? Abbiamo il long shots. Long shots, loro hanno il vizio di mettere la Z alla fine, d'altronde è Z-Man. E qua che cosa abbiamo? Abbiamo un'altra esca lunga, però questa, guardate che colore, tra l'altro, si chiama Twilight questo. Ve la faccio vedere magari usando come sfondo la busta, così. Si tratta di un'esca lunga, ok, così magari riesce a mettere a fuoco. Metti a fuoco, maledetta. Ecco qua, un'esca lunga che vi farò anche qua mandare in sovraimpressione un esempio d'uso, che ha praticamente molto sottile, sempre con l'effetto elastic con del sale dentro, e questa praticamente è una delle esche più mobili che ci sono, quindi quando questo qua viene consigliato di fare nose hooking, quindi agganciare l'amo appunto sulla parte frontale dell'esca, c'è anche un segno tra l'altro dove sarebbe ideale andarla a innescare, e questa quando è in acqua ha una mobilità veramente esagerata. Molto bene, molto bene. Questa è un'esca estremamente interessante per quelle situazioni in cui si va a fare drop shot, il pesce ha bisogno di essere stimolato e qua di stimoli ne ha parecchi perché l'esca è molto molto mobile. Inoltre, le esche lunghe che non galleggiano, che appena le molli fanno così, non servono a niente.
Questa qua invece tendenzialmente sta sempre a fare questo, anche con lo shaky head potrebbe essere fantastica. Non contiene PVC, plastisol o fallattati. C'è scritto dietro. Allora, adesso, beh, vi faccio vedere un'altra cosa prima di farvi vedere, secondo me, l'esca di gomma più interessante dello sviluppo dell'ultimo anno. Ma vi faccio vedere questo invece, che può essere una cosa interessante per chi vuole approcciarsi al Ned Rig. Qua c'è un Ned Rig Kit con due dimensioni diverse di testine da Ned Rig, e sono da un decimo e un sesto d'oncia. E abbiamo in sequenza il classico TRD, quindi il cilindretto stile sencoidato. Ricordatevi che non è un senco perché è galleggiante, però ha quel tipo di forma. Abbiamo il Ticklers, che è molto simile, ma alla fine c'ha il polipetto, diciamo, sulla, è un po' più stimolante, un po' più mobile. E infine il bellissimo TRD Crows, che è un'arma micidiale, questo piccolo gambero che immaginatevelo sul fondo che sta lì a giocare. E con le drighe è perfetto. Ned Rig Kit, se volete fare un bel regalo a uno per fargli prendere un sacco di pesci, questo sicuramente è un ottimo sicuramente punto di partenza, senza doversi scervellare troppo. Adesso vediamo quella che secondo me è stata l'esca dell'anno, e sicuramente in America, e probabilmente diventerà anche qui da noi. Stiamo parlando del GOAT. E ovviamente insieme al GOAT parliamo anche della versione più piccola, che è il Baby GOAT, e la versione più grande, che è il Billy, dove sei? Era qua. Il Billy GOAT, ok? Adesso ve li faccio vedere uno per uno, un po' nel dettaglio, che poi chiudiamo un po' qua il nostro bel video. Sì, perfetto. Allora, misure. Il Baby GOAT è un 3 pollici. Quindi il Baby GOAT 3 pollici vuol dire 7,6 cm. Abbiamo 3 pollici, 3 pollici 75 e 4 pollici 25, sono tre misure della stessa esca, quindi 7 cm e mezzo, 9 cm e mezzo e 10 cm e 7. Quindi da applicazioni finesse fino a applicazioni molto importanti. È un'esca di una versatilità estrema e vi spiego perché. Perché devo ancora farvela vedere, per cui sennò come lo faccio a spiegarvi? Allora, la forma dell'esca è questa. Ok, e voi direte, boh, vabbè. Aspetta che vi spiego un attimo, no? Allora, questo, che cos'è? È una creatura, guardate di lato, è uno shad, un pesciolino, con la sua codina. Faccio fatica con le gomme a farvi vedere, perché mi continua a mettere a fuoco la faccia, sto maledetto. E, aspetta che metto punto di fuoco un po' più in basso, oppure è un gambero, vedete le chele, può essere usato in tutti i modi. Questa è un'esca che viene, io sarebbe l'esca principale che consiglierei a un principiante, nel senso a uno che vuole una cosa per fare tutto, classica richiesta, voglio una cosa per fare tutto, pronti qua, eccola qua, perfetta. Questo perché? Perché allora abbiamo un corpo bello cicciotto e sostanzioso, anche nella misura più piccola. Abbiamo due chele che hanno la capacità sicuramente di sflapperare. Adesso sono unite insieme, potete lasciarle unite per formare la coda, diciamo, di uno shad, che è piuttosto ampia, che sbarulla così. Potete spezzarle in due per fargli fare invece questo tipo di movimento, che è più tipico invece del gambero. Sono unite insieme da un piccolo pezzettino di elastic, in modo che voi possiate scegliere, guardate l'elastic per quanto è resistente. Allora, Baby GOAT, vi faccio vedere anche il GOAT e il Billy GOAT, li tiro fuori così vedete la differenza di dimensione. Eccolo qua il GOAT ed ecco qua il Billy, perché essendo un'esca abbastanza cicciotta la differenza si fa sentire fra una misura e l'altra. Applicazioni, allora la piccola, allora aspetta che vi faccio vedere intanto, 1, 2 e 3, così vi curate un po', mezza casca una, la gomma è scivolosa. Queste messe a parità sulla testa, così, è la differenza fra le tre differenti misure, ok?
Quindi io userei questa a mid rig, a jig finesse, scusate, questa qua a jig finesse, a roba di quella dimensione là. No, su come trailer, su una mini chatterbait, finesse spinnerbait, questa centrale che qua avevo separato, che mi sapeva molto di gambero, questa è vabbè, può essere usata a Texas, a jig, a come trailer di qualsiasi cosa. Questo bel bussolotto qua, beh, tutto proporzionato comunque a dove lo attaccate, nel senso se il jig è grosso, questa può essere un'esca, adesso ve la faccio vedere sempre in proporzione alla mano così vi rendete un po' meglio conto. È un'esca che può essere utilizzata anche, interessante magari per degli swim jig abbastanza grossi o come trailer per le chatterbait, quelle un po' più importanti, o anche singola da sola, leggermente piombata in testa o con un amo EVG, perché si può innescare sia nel lato piatto per sfruttarla come, come gambero ovviamente in questo modo, sia nel lato lungo, cioè quindi con l'amo che viene infilato da questa parte così, per sfruttarla come uno shad, come un pesciolino birichino. Quindi GOAT, ricordatevi il nome GOAT, G-O-A-T, che è sicuramente l'esca che l'anno scorso in America hanno venduto di più, hanno apprezzato di più, l'anno scorso, quest'anno scusate, è arrivata da noi, ce n'è un buon assortimento, ma occhio alla penna perché questa è robetta che va via. Dopo Z-Man mette tutte le esche, scusate, mette tutte le esche sul preformato per mantenere al meglio possibile il dettaglio, perché fanno dei dettagli molto precisi e piccoli a volte anche sulle loro esche in termini di... Dai, metti a fuoco. Oggi la mia fotocamera ha poca voglia. Riescono ad andare molto sottili con gli spessori, perché riuscire ad andare molto sottile, ad esempio qua, sulla coda, è interessante se usi l'Elastec, perché se usi una gomma normale, sta coda salta via in 3 secondi netti al primo incaglio. Invece si riesce a fare degli spessori molto sottili e a dare dei gran bei movimenti, che roba che con la gomma normale è molto improbabile, se non impossibile. Quindi, cari ragazzi, ho fatto una tassa di novità esagerata, vi ho fatto vedere un sacco di roba perché Z-Man sta veramente producendo forte e sta andando alla grandissima in termini, è stata una soddisfazione per noi questa azienda, che non avete idea, pensavamo ci fosse un'accoglienza un po' più tiepida, insomma è un marchio che si conosceva già da tanti anni, ma in realtà mi sono reso conto che nemmeno io lo conoscevo poi così tanto bene e ho dovuto approfondire molti argomenti durante quest'anno e ci sono state molte sorprese. Willow Vibe, per esempio, è una sorpresa 2-3 settimane fa di un'esca che io avevo molto sottovalutato, reputato magari un po', sì, gli americani, loro sì, no, invece ha un'efficacia veramente devastante. E quindi, cari ragazzi miei, se volete Z-Man sapete dove andare. Cos'altro posso dirvi? Se avete domande fatecele pure, siamo più che contenti di rispondervi. Statemi bene e ci vediamo nel prossimo video, dove presenterò, probabilmente fra un paio di mesi, le novità del 2022 di Z-Man. Statemi bene, fiori. Ciao.